Siamo con Costanza Quatriglio, l'autrice e la regista di questo film, 87 ore, gli ultimi giorni di Francesco Mastro Giovanni. Questo film che si apre con uno scenario bucolico, marino. C'è una spiaggia, c'è il mare, questa spiaggia è deserta. La prima persona in costume che si vede è un uomo che invece cammina in un corridoio d'ospedale. E così inizia il calvario questi giorni. Come ti sei avvicinata a questa storia, Costanza? Ma mi sono avvicinata in punta di piedi. La prima volta mh, attraverso Luigi Manconi, che mi ha fatto leggere il libro eh, con, scritto con, insieme a Valentina Calderone, che conteneva anche la storia di Francesco Mastro Giovanni. Poi ho visto le immagini. Ed è stata una progressiva immersione, mh, lenta, a tappe, eh, con dei momenti anche come dire, di pausa e di, di riflessione. Un lunghissimo lavoro di studio e finché poi non mi sono decisa a costruire questo film in questo modo, lavorando proprio sulla drammaturgia interna del materiale e, e ho voluto iniziare il film con il mare perché è dal mare che lui è stato prelevato, al mare è stato strappato. E posso anche dire che al mare è stato ricondotto, perché quando il medico dice che lui è morto per annegamento interno, questa cosa mi ha molto, molto colpito, ho trovato veramente fosse un'atroce circolarità. In effetti, anche se è andata indietro nel tempo, c'è una ripresa del percorso dell'ambulanza in cui si vede la strada all'indietro, cioè sei andata indietro a una storia che risale al 2009, come abbiamo già ricordato con Grazia Serra. E... Una cosa che si nota, a parte il fatto che hai dovuto, per esempio, aggiungere dei suoni, perché ovviamente le telecamere di sorveglianza non ci sono, ma sarebbe stato anche interessante sentire quello che si dicevano queste persone. E ovviamente quello non si può ricostruire, ma c'è una disumanità nell'assenza di voci che. Tu hai calcato molto secondo me con l'uso dei suoni e basta. Beh, il montaggio del suono è stato veramente difficile e frutto di una riflessione ancora sempre molto ponderata, come tutto il resto. Abbiamo voluto lavorare proprio insieme a Riccardo Spagnolo, che è il montatore del suono e che voglio ringraziare per la sua sapienza. Abbiamo proprio voluto lavorare sugli echi, sui suoni, su. Su cosa? Su, su, sul reverbero di un suono ehm, ovattato dall'asfissia, dalla dagli, dagli psicofarmaci, quindi abbiamo cercato di restituire insieme a lui anche le musiche, è eh, la stessa cosa, con Marco Messina e Sascha Ricci dei 99 Post abbiamo proprio voluto lavorare su un suono ovattato, come se fosse un progressivo annegamento, quello che poi accade al corpo di Francesco Mastro Giovanni, un progressivo annegamento anche con i suoni. Ti soffermi anche molto sul, sul fatto che sembra quasi che ci sia più cura dei pavimenti in quel momento, in quelle ore, perché tu poi c'è una lunghissima sequenza di lavaggio del pavimento, che più cura per quello che per una persona, per un essere umano. Eh, secondo te, ma forse lo, la risposta è nella, nella canzone che hai scelto per il finale, era un anarchico Francesco Mastro Giovanni. Ma la storia dell'anarchia non ha nulla a che vedere con la procedura, nel senso che quella cura dei pavimenti deriva dal fatto che è, è chiaro che lì dentro c'è un meccanismo eh, che, che si mh, autoalimenta in modo molto meccanico, quasi robotico. E quindi sì, è vero, c'è più cura quasi per lavare un pavimento e spostare un comodino che per, per l'essere umano. Questo è agghiacciante, sì. Grazie Costanza e complimenti. Grazie.